John Bourne, ragazzi, John Bourne, e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti in un video molto molto particolare. Infatti oggi siamo tornati qui con un esperimento su FIFA 22. La mia domanda è: cosa succede se vado a fondere Roma e Lazio? Attenzione, no, non comincio a dire c'è un falso romanista. È un gioco, ragazzi, è FIFA 22. Sono solamente curioso di vedere cosa accadrebbe se io fondassi le due squadre e le mettessi in Serie A, per cercare di capire se insieme riuscirebbero a far meglio rispetto a quanto fanno di solito, quindi almeno prendere il piazzamento in UEFA Champions League. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale, arriviamo a 150.000 iscritti e vi porto una serie con un altro youtuber che parla di FIFA e che fa FIFA, che tratta FIFA sul canale. Mi raccomando, indovinate qui sotto secondo voi chi è, e poi lasciate tantissimi mi piace, perché a 5.000 mi piace vi posso portare un'altra fusion, tipo che so, Inter Milan, Juve Napoli, United City, Real Barcellona, possiamo inventarci qualunque cosa, quindi mi raccomando lasciate tantissimi mi piace e fatemi sentire tutto il vostro fucking supporto. Detto questo, vi ricordo che ogni giorno alle ore 15.30, 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
davvero. Vi faccio vedere la squadra in questione, ricordandovi che ho preso semplicemente i giocatori con più overall delle due compagini e niente più. Quindi non mi venite a dire ma quello, quello e quell'altro. Ho preso i giocatori con più overall, e anche quando andrò a fare la formazione andrò a mettere i calciatori che hanno l'overall più alto. In porta questa squadra avrebbe Rui Patrício, portiere della Roma, 82 di overall, 33 anni, un po' vecchiotto a dire la verità, però comunque titolare di questa squadra, perché più forti non ce n'è. Sono entrambi più forti del secondo portiere, gli altri due portieri della Lazio, cioè Thomas Stragoscia, 79 di overall, 26 anni, Reina, Pepe Reina, 78 di overall, 38 anni. Reina forse hanno fatto un po' troppo scarso confrontandolo con Stragoscia e calcolando che è un punto overall in meno. Però secondo me, insomma, qua il titolare è Rui Patrício, anche per l'overall, anche se il più giovane e di prospettiva è sicuramente il portiere albanese. Come difensori centrali ce ne sono una marea, indi per cui probabilmente giocheremo con la difesa a 3. Abbiamo Gianluca Mancini, 80-25 anni, che si candida fortemente ad un posto da titolare. Francesco Acerbi, 83-33 anni, è in là con l'età, ma è sicuramente il difensore centrale più forte che abbiamo a disposizione, più imponente, anche capitano di questa squadra. Non l'ho fatto io, l'hanno fatto loro, e quindi va bene così. Ibáñez, Roger Ibáñez, 77-22 anni, ottimo calciatore, giallorossi in realtà, pronto ad esplodere, così come l'alter ego di Ibáñez, Luis Felipe della Lazio, 79 di overall, 24 anni, l'hanno fatto 2 punti overall più forte, però ovviamente anche 2 anni più vecchio, quindi Ibáñez avrebbe 2 anni in più per colmare quel gap. Poi d'esperienza c'è Smalling, che ha un 78-31 anni, e anche lui insomma aiuterà la difesa a 3. E infine Stefan Radu, 77-34 anni, che è l'altro d'esperienza. Tra l'altro sono capitati proprio 3 della Roma e 3 della Lazio precisi, 2 forti già adesso, 2 giovani e 2 d'esperienza. Va bene così, Radu probabilmente è il più scarso di tutti quanti, però insomma potrebbe far comodo. Sulla fascia destra questa squadra avrebbe Marusic, 79-28 anni, che è un buon giocatore ma non lo vedo come titolare, così come Karsdorp, 79-26 anni, un buon giocatore ma non lo vedo come titolare. Sulla fascia destra, a tutta fascia, titolare senza alcun dubbio Manuel Lazzari, che ha un 81-27 anni, è della Lazio ed è un'ottima pedina su questa fascia qua. Non ho nulla da dire per quanto riguarda la fascia destra, perché sicuramente verrà monopolizzata dal campione, se così si può definire, ex SPAL. In mediana abbiamo Jordan Veretout, 82 di overall, 28 anni, il francese è veramente molto forte, lo sta dimostrando con la maglia della Roma. Brian Cristante, che è un giocatore che farà panchina qui ma è ottimo e cazzuto, 79 di overall, 26 anni, può giocare mediano, difensore centrale, mezzale, insomma, quindi non è per niente male. Così come Lucas Leiva, che è il giocatore d'esperienza della Lazio, ha 80 di overall, 34 anni. Sono 3 giocatori in mediana, probabilmente i 2 che giocheranno saranno Lucas Leiva e Veretout, però io mi aspetto che Cristante durante la stagione possa rubare il posto a Lucas Leiva, visto che ha solamente un punto overall in meno ma c'ha 8 anni di meno e quindi potrebbe crescere veramente tanto. A sinistra la Lazio porta Johnny, che è un esterno sinistro che fa realmente molto molto comodo. Sto notando però che manca Spinazzola. Dov'è Spinazzola? Perché non c'è Spinazzola? Non me l'hanno fatto mettere Spinazzola, perché? Qual è il vostro problema? Non capisco, ma lo scopriremo durante la formazione, spero di scoprirlo presto.
Johnny 77, 29 anni, buon giocatore, assolutamente buon giocatore, anche se le fasce non è che siano poi così forti. Eccolo Spinazzola, l'avevo saltato, cazzo. Ok, alla sinistra esterna tutta voce abbiamo Spinazzola, 83 di overall, 28 anni. Mi stavo preoccupando, così come a destra c'è Lazzari, a sinistra c'è Spinazzola, assolutamente sì. L'unica cosa che farei è vedere se possiamo trasformare Marusic in un'ada. 24 settimane, Marusic non giocherà praticamente mai. E Karsdorp anche in un'ada, almeno ada, insomma, 2 settimane, ottimo. Allora lui la trasformazione la facciamo. Mentre per quanto riguarda Johnny, volevo vedere se riuscissi a trasformarlo, se fossi, se riuscirei, se riesco a mettergli ASA. Se 434 anni. No, non riesco a mettergli ASA. Vabbè, può diventare un COC, magari fa comodo COC, dai, trasformiamolo in COC, ci sta. Detto questo, a centrocampo abbiamo Milinkovic, 85 di overall, 26 anni, mamma mia. Luis Alberto, 84 di overall, 28 anni. È trequartista, però attenzione, quindi Milinkovic probabilmente andrebbe trasformato in un mediano. Si può fare? No, non si può fare. Non si può fare, mo va capita sta cosa. Luis Alberto è trequartista, 84-28 anni, fortissimo, assolutamente di spagnolo della Lazio. Pellegrini, 82-25 anni, che è clamoroso perché è 82, ma in questa squadra è panchinaro di Luis Alberto. Cioè, Roma e Lazio sulla tre quarti, ragazzi, spadroneggiano. Zaniolo a destra, ED, 78 di overall, 21 anni, lo trasformiamo subito in un'ala destra perché abbiamo solo ali e non abbiamo esterni in questa formazione, tranne Johnny, di cui non ce ne facciamo nulla. El Shaarawy è un'ala sinistra, 79 di overall, 28 anni. Mkhitaryan alla destra, 82 di overall, 32 anni. Farebbe comodo e farà comodo in questa squadra. Felipe Anderson, 79 di overall, 28 anni. Abbiamo tanti ali destre. 79 Anderson, El Shaarawy 79. Che casino. Pedro lo trasformo in un'ala sinistra. Guarda Pedro, mannaggia me che ho messo Pedro. Ala sinistra, 2 settimane per Pedro. Maledetto Pedro. Immobile, 87, 31 anni, titolarissimo di questa squadra. Abraham Panchinaro, 79, 23 anni. Proviamo a metterla in formazione. Sicuramente giochiamo con il 5, perché sono... È tipo un... gli ASA abbiamo, quindi 5... raga, è un casino. Credo che questa sia l'unica alternativa. 5-4-1 per metterli tutti in campo. E noi giochiamo con la difesa a 4, con le ali un po' più alte. E facciamo un 4-2-3-1. Dove però, allora, datemi un attimo. Questo diventa un ASA. Questo diventa un'ada. Qui gioca Manuel Lazzari. Mancini, Acerbi e Rui Patrizio, ok. Qui a centrocampo, Milinkovic subito diventa un CC. Vicino c'è Veretout, che credo se lo meriti la posizione. Luis Alberto sulla tre quarti, assolutamente sì. A destra gioca Mkhitaryan, a sinistra gioca El Shaarawy. Però potrebbe giocare anche Anderson. Davanti gioca Immobile. Ah, fermi tutti, loro devono diventare AS e AD. Ok, e la squadra c'è. Detto questo, in panchina ci mettiamo Stracoscia, poi come difensore centrale ci andiamo a mettere Luigi Filippo, Luis Felipe. Terzino destro, Karsdorp. Felipe Anderson assolutamente si porta in panchina al posto di Pedro. Lucas Leiva si porta al posto di Cristante. Al momento io mi dicevo chi fosse titolare tra i due, ma tanto qui non c'è spazio per nessuno. E io vorrei portarlo Zaniolo, ma al momento non c'è spazio per Zaniolo. Aspettiamo un attimo 2 settimane, vediamo se con i vari piani di crescita cresce qualcuno che magari ruba il posto a qualcun altro, almeno in panchina. Ok, Pedro è pronto a cambiare ruolo. Sale di uno. Alla sinistra Pedro sale di uno. Alla destra Zaniolo sale di 1, Karsdorp Ada sale di 1. Attenzione ragazzi, sono saliti tutti. Allora, quest'anno siamo anche in Champions, ve lo anticipo. Quindi andiamo a vedere insieme la stagione che farebbero queste due squadre insieme in Champions League e in campionato. Si parte con il Toro in Coppa, vinta 3-1. Bene. Obiettivo ovviamente triplete, anche se il piazzamento Champions già spiegherebbe molte cose. Vinto 1-0 al debutto contro la Salernitana. Andiamo a Milano con l'Inter, vinto 0-2 a Milano con l'Inter, benissimo raga, benissimo. In casa con il Cagliari vinciamo 3-1, in casa con lo Young Boys vinciamo 2-1, good, good. A Genova perdiamo, cazzo, vabbè ogni tanto ci sta. Vinciamo 3-2 in casa con il Torino, vinciamo 1-3 a Napoli, andiamo a Manchester, perdiamo 2-1, può capitare, stiamo calmi. Cazzo, vinciamo 4-1 con la Samp, andamento secondo me da scudetto al momento. In casa con la Fiorentina pareggiamo 0-0.
con il Villarreal vinciamo 2-0, siamo quasi passati ragazzi, teniamo duro. Empoli vinto 1-2, in casa con la Juve perdiamo 0-3, brutta sconfitta, col Sassuolo non lo sapremo mai perché non ce lo dicono. Con il Villarreal lì pareggiamo 2-2, ottimo, rimaniamo sopra, dai 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 dai. In casa contro il Milan vinciamo 2-1, siamo degni, siamo degni. Si va a giocare in casa dello Spezia, ve voglio carichi cazzo. Vinto 1-4, mamma mia ragazzi che squadra. Vinto 1-3 in Svizzera contro lo Young Boys. In casa con l'Atalanta pareggiamo 3-3, proprio l'Atalanta questa, o 3-3 mo pareggiato. Con il Bologna a Bologna vinciamo 0-3. In casa con lo United perdiamo 0-2, porco tutto. In casa con il Benevento vinciamo 2-0, dovremmo essere passati da secondi nel girone in Champions. Ci sta comunque, già che siamo andati agli ottavi. La Lazio ci è andata due volte, una volta o due volte nella loro storia. Ha vinto 0-2 con il Venezia a Venezia. Si arriva a gennaio, vinciamo 2-0 con il Verona, ma io mi fermo perché voglio vedere come sta andando la situazione, chi sta giocando e chi non sta giocando. Rui Patricio rimane a 82, ha fatto 25 presenze, 8 porte inviolate, quindi poche, però insomma gioca tutto lui. Stracoscia sale di 1, arriva a 80 ma non gioca mai. Reina scende di 3, arriva a 75 e non gioca mai. A sinistra Spinazzola gioca tantissimo, tutte, 25 partite, 1 gol e 3 assist. Mancini fa 23 partite, 2 gol e 0 assist. Acerbi scende di 2, arriva a 81, 23 partite. Luis Felipe gioca 2 partite, sale di 1, arriva a 80. Ibañez gioca 2 partite, sale di 1, arriva a 78. Smalling non gioca mai, non sale, non scende, gioca una partita. Radu gioca una partita, scende di 2, va a 75. Marusic 7 partite, poi si è rotto. Se no questi gli avrebbero fatto tutte le partite. Lazzari ne gioca 21, 6 assist. Mamma mia che cazzo sei Lazzari. Kasdorp ne gioca 9, non fa né gol né assist, sale di 1, arriva a 80. Veretout fa 15 partite, 2 assist, 82 rimane. Lucas Leiva scende di 3, va a 77, è sceso di 3 in 6 mesi ragazzi, gioca solo una partita. E Brian Cristante ne gioca 8, 2 assist ma rimane a 79. Johnny non gioca mai ma probabilmente è pronto a diventare un trequartista, però non sale comunque. Milinkovic Savic fa 25 partite, 14 gol, minchia, e 2 assist, tra le 1 arriva a 86. Luis Alberto sulla tre quarti fa 20 partite, 1 gol e 4 assist. Pellegrini sale di 1, 83 di overall, 4 gol e 2 assist in 20 partite. El Shaarawy 21 partite, 2 gol e 1 assist, 15 partite per Pedro, scende di 2, 1 gol e 0 assist. Mkhitaryan scende di 2, va 80, 12 gol, madonna 12 gol Mkhitaryan e 3 assist. Felipe Anderson non sale, fa solo una partita. Zaniolo sale di 2, va 80, 11 partite, 0 gol e 0 assist. Immobile 13 gol in 25 partite, sale di 1 Abraham, 10 partite, 1 gol. Rapidamente vediamo se dobbiamo fare dei cambi di modulo o di tattica. No, Mancini e Acerbi restano davanti, a sinistra gioca ancora Spinazzola, a destra attenzione a Karsdorp ma gioca ancora Lazzari, in mediana non c'è nessuno, Pellegrini sta per attaccare Luis Alberto ma ancora non gli è riuscito. Zaniolo e Mkhitaryan hanno lo stesso overall. A sinistra vado a metterci Zaniolo perché comunque raga è sempre ala e quindi 80 è giusto che io lo metta. Davanti gioca Ciro Immobile. Zaniolo è passato da stare in tribuna ad essere titolare di questa squadra. Detto questo adesso siamo primi raga, non avevo visto, siamo primi in classifica, più 2 sul Milan, più 4 sull'Inter. E in Champions, in Coppa Italia che affrontiamo? Siamo agli ottavi, affrontiamo il Sassuolo, bene. In Champions volevo sapere, e poi andiamo a vedere insieme in diretta, in Champions siamo passati, sì, da secondi dopo lo United, affronteremo il City, ragazzi. Non è semplice, eh. A parte sono passate quasi tutte le più forti, però non è semplice per niente. Calendario, andiamo direttamente al 1° di giugno e parliamone insieme. Allora, campionato, si va Udine, vinto 1-2, bene. Continuiamo con la nostra positività. Vinto 0-2 in Coppa col Sassuolo, siamo in semifinale, tra l'altro contro, siamo ai quarti contro la Samp. Pareggiato contro la Samp in campionato, si gioca in Coppa, terzo ai rigori, no, usciti dalla Coppa, poi vinto con il Napoli, peccato, la Coppa potevamo vincerla raga. Pareggiato a Torino, cominciamo a perdere punti per strada, si va a Benevento, vediamo a Benevento, vinto 0-2, bene, ora c'è anche la Champions, con il City ci sta a uscire, con la Samp un po' meno. Vinto 3-0 con il Bologna, vinto 3-2 con il City, dobbiamo reggere al ritorno, con un pareggetto raga. Vinto anche a Verona 2-3. Mamma mia, lì c'è il City, lo vedo proprio, c'è lì il City. Venezia in casa, vinto 3-2. Perso con l'Atalanta, vinto anche a Manchester. Siamo passati, cazzo, sì. Vinto 3-1 con lo Spezia, siamo ai quarti di Champions. Non è male per niente. Ad aprile ci giochiamo i quarti di Champions con lo United di nuovo. 0-3 abbiamo perso con il Genoa, ma chi ha giocato? Oh, vinto a Manchester, buoni tutti. Vinto 1-2 con il Cagliari, vinto con il Manchester, siamo in semifinale di Champions con il Real Madrid, ma che percorso stiamo facendo? Vinto 1-0 con l'Udinese, mazza la sconfitta con il Genoa. Pareggiato con l'Inter, ci sta. Pareggiato a Salerno,
pareggiata a Madrid. Con la Juve non sappiamo mai cosa abbiamo fatto. Non fa niente, a maggio c'è il Real perso. Ci fermiamo al ritorno della semifinale di Champions. Va bene, chiudiamo sto mese. Vinto 2-1 contro l'Empoli. È il turno del Milan, andiamo a Milano. Vinto 1-2, probabilmente siamo campioni d'Italia, ragazzi. Se vinciamo col Sassuolo, secondo me siamo campioni d'Italia. Vinto col Sassuolo, possiamo bloccare. Vediamo com'è andata. Campioni d'Italia, campioni d'Italia, campioni d'Italia a più 3 sul Milan, ragazzi. Siamo arrivati a tanto così, però sono contento, va bene uguale. La Champions alla fine chi l'ha vinta? Ah no, finale Real Atletica era scritta. Però abbiamo fatto un grande percorso, raga, un grandissimo percorso. Andiamo a vedere com'è andata la nostra squadra. Rui Patricio sale di 1, arriva 83, fa 53 presenze totali, 13 clean sheet. Stragoscia non gioca mai, sale di 1 e chiude con 80. Reina scende di 5 addirittura, finisce con 73. Spinazzola fa 53 partite, non sale ma fa 3 gol e 10 assist. Mancini fa 49 partite. Questo chi cazzo è? 2 gol, sale di 2, va 82. Acerbi non è più il miglior difensore. 48 partite, 1 gol e 2 assist. Fa solo una partita in meno di Mancini, ma scende di 3. Mentre Mancini sale di 2. Luis Felipe sale solamente di 1, quindi non prende il posto di Acerbi. No, anzi, in realtà bisognerebbe vedere. Sì, lo prende perché vale ovviamente di più. Quindi Luis Felipe è titolare. 13 partite, 2 assist. Ibañez, 4 partite, 0 gol e 0 assist. Sale di 1, arriva a 78. Smalling, 3 partite, 0 gol e 0 assist. Non sale. Radu scende addirittura di 4, chiude con 73 nella sua unica presenza. Marusic scende di 1, chiude con 78. Lazzari chiude con 81, 43 presenze, 0 gol, 6 assist. Karsdorp, 14 partite, sale di 1, arriva 80, non ha preso Lazzari. Veretout, 31 partite, 2 assist, 82 rimane. Lucas Leiva addirittura scende di 5, va a 75, fa 2 presenze e basta. Cristante ne gioca 22, 1 gol e 3 assist, arriva 80. Milinkovic-Savic intoccabile, sale di 1, arriva 86, 20 gol, 6 assist, che giocatore. Luis Alberto fa 4 gol e 9 assist nelle 47 partite che gioca, rimane a 84. Lorenzo Pellegrini chiude con 83, quindi non lo ha preso, 4 gol e 4 assist. Johnny, ripeto che non so che cosa sta facendo qui, nonostante ci fossero i trequartisti, Johnny non gioca mai. El Shaarawy chiude con 79, quindi non sale, però fa 15 gol e 2 assist, niente male. Pedro scende di 4, 74, 3 gol e 0 assist. Mkhitaryan fa 18 gol e 7 assist, nonostante abbia 79, esattamente come El Shaarawy. 2 gol e 0 assist per Zaniolo, che chiude con 81. Quindi Zaniolo ha tolto il posto a Mkhitaryan. A sinistra è probabilmente El Shaarawy. Felipe Anderson 79, fatemi vedere quanto vale Felipe Anderson. 17 milioni, 17 El Shaarawy. Chi è più giovane? 29 e 29. Allora va a fanculo, gioca El Shaarawy perché è di ruolo. Immobile fa 25 gol e 2 assist, scende di 1, chiude con 86. Abraham 22 partite, 4 gol, chiude con 81, salendo di 2. Quindi formazione nuova, Luis Alberto, Zaniolo ripassa a destra, El Shaarawy va a sinistra, Milinkovic e Veretout va benissimo, Mancini ok, ma qui Luis Felipe, Spinazzola, Lazzari, Rui Patricio. Questa è la formazione che chiude il campionato della Roma. Mkhitaryan ovviamente viene messo almeno in panchina, questo sì. E anche Brian Cristante, che chiude con 80, merita una posizione in panchina. E questa più o meno è la panchina. Questi sono i titolari. E la squadra è arrivata prima in classifica, semifinale di Champions, quarti di finale di Coppa Italia. Vediamo chi saprà fare meglio, se Milan-Inter, se Juve-Napoli. Fatemi sapere quale volete la prossima con un commento qua sotto. Iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi ho lasciato tantissimi mi piace. Buon ciao all'Alene come sempre. Ci vediamo al prossimo video.